Ladri di Domenica, letture ladresche, un podcast di Barbara Monteverdi. Amiche e amici del covo, della ladra, eccoci qua di nuovo. Abbiamo voluto farvi questa sorpresa di inizio anno e riprendere i nostri appuntamenti domenicali con qualche consiglio di lettura, sperando di farvi cosa grata. Oggi parlo fine. Allora, io ho rovistato nel covo e ho trovato tre libri molto diversi uno dall'altro, molto particolari, che mi hanno incuriosita e spero incuriosiranno anche voi. Uno di questi è Canto per Europa di Paolo Rumiz. Cominciamo subito con la cosa più impegnativa. Paolo Rumiz, giornalista, scrittore, a me personalmente piace moltissimo la sua scrittura e l'ho conosciuto con un reportage estivo che aveva scritto per Repubblica, che era L'Italia in seconda classe, ed era un lavoro suo e di Marco Paolini. E hanno raccontato l'Italia viaggiando in treno nei posti meno conosciuti e più intriganti, con i treni più strampalati del mondo. E da lì l'ho seguito praticamente sempre, e questo suo ultimo libro, Canto per Europa, non è giornalistico, non è esattamente geografico. È un libro epico, è un libro anche politico sotto certi aspetti. Canto per Europa è un omaggio doloroso alla nostra Europa, che mischia il mito, la leggenda di Europa rapita da Giove trasformato in toro, Europa era una giovane principessa fenicia, e mischia questo mito che ha dato il nome al nostro territorio con gli accadimenti attuali. C'è una giovane Europa che sulle coste del Libano chiede di fuggire con dei giovani verso est, verso un mondo migliore, e la sua vicenda viene raccontata quasi come fosse un'odissea, intercalando il mito, il sogno e la realtà. Non è una lettura facile, ma è una lettura evocativa. Volevo leggervi un pezzettino per farvi capire di che cosa si tratta. Il capitolo 14, che si intitola L'Amplesso. La notte sprofondò e aprì le ali di cormorano sulle nostre teste. Selvaggiamente nero, di profilo, il promontorio sembrava una donna addormentata, nuda, sulla spiaggia. Ardeva il fuoco su un nido di pietre e mitragliò le stelle di scintille. Fummo ombre a ventaglio. Solo Europa non proiettava la sua. Era oltre il fango, il sangue, i bordelli, il sudore. Era invisibile, inconoscibile, carne viva, tappeto di preghiera. Sotto la luna color zafferano, grilli, lucertole, demoni e fate curiose serpeggiavano nel buio tra le colonne della città morta. Ecco, io lo trovo splendido, veramente una scrittura non solo evocativa ma forte, per cui io ve lo consiglio se volete fare una lettura di riflessione, diciamo così. E poi Rumiz vale sempre la pena, a prescindere. E questo è uno. L'altro libro che invece ho scelto è di una scrittrice femminista
nata e vissuta a Bucarest tra il 1908 e il 1971 e si chiama Sidonia Dragujanu. Il libro è La signora dagli occhiali neri. Ed è una cosa tutta diversa, sono dei racconti molto divertenti, molto spiritosi e molto cattivi sul rapporto di coppia, perché ci sono donne diversissime rappresentate, drammi esistenziali, uomini stabili e casalinghe, ma c'è anche la figura della donna cinica, di quella mantenuta, di quella fedele, di quella materna e comprensiva, di quella carognissima, ci sono un po' tutte le figure. Tra l'altro sono caduta su un racconto che mi ha fatto morire dal ridere, che si intitola L'eroe Herbert. Sono racconti brevi, però sono incisivi. Allora vi racconto questo racconto, così, spannometrico, rapidamente. C'è un giovane che va a una festa, si fa trascinare a una festa da un amico e a questa festa si annoia pesantemente. Quando sta per andarsene, vede da lontano una ragazza che gli piace. E allora questo giovane, che si chiama Pavel, la avvicina, comincia a chiacchierare con lei. Lui è uno scrittore, insomma, cerca di interessarla parlando dei suoi libri, parlando di letteratura. E ha la speranza di concludere qualcosa, di finire in bellezza questa serata che gli era stata così pesante, fino a che a un certo momento si avvicina un altro personaggio, un altro giovanotto che ha intenzione evidentemente di shippargli la ragazza. Allora Pavel, per interessarla e per farsi bello, comincia a raccontarle di un libro e di un autore che ha scritto questo romanzo, L'eroe Herbert, e ne parla come una cosa assolutamente imperdibile, imprescindibile, mentre quell'altro gli dice sì, vabbè, però insomma anche i suoi 3 tentativi di suicidio, un po' esagerato, poteva essere più contenuto, e insomma comincia a fare delle critiche fino a che riesce a fare breccia nell'interesse della ragazza e poi se la trascina via a ballare, mollando il povero Pavel con un palmo di naso, il quale se ne va furibondo, assolutamente furibondo, perché dentro di sé capisce di essere stato giocato, perché questo eroe di Herbert, questo romanzo, non esisteva, come non esisteva l'autore, se l'era inventato al momento Pavel per farsi bello, e quell'altro aveva giocato sporco facendo finta di conoscere benissimo l'opera e non potendo essere sbugiardato. Ecco, questa lotta tra due galletti è assolutamente strepitosa, secondo me. E questo libro vale la pena di essere letto perché è allegro, è critico sia nei confronti degli uomini che ne escono sempre un po' con le ossa rotte, ma anche di certe donne, certe tipologie femminili. Per cui è un libro intelligente, interessante, spiritoso e molto moderno, nonostante l'autrice, appunto, sia scomparsa nel 71 e sia nata all'inizio del 900. Allora, Sidonia Dragujanu, La signora dagli occhiali neri. Concludo, così non vi massacro più di tanto, con L'ultimo rituale. L'ultimo rituale è, che ha un sovrattitolo che si chiama Arkham Horror, è un libro stranissimo che è inizialmente nato come racconto di Lovecraft. Arkham Horror è un mondo orrorifico inventato da Lovecraft. È diventata poi una serie di giochi
di giochi da tavolo molto, molto conosciuta dai giovani. Io non ne sapevo nulla perché giovane non sono, e poi da questi giochi questo giovane Sidor, questo scrittore, autore di vari dark crime thriller e di romanzi d'avventura un po' in stile pulp, ha tratto un nuovo romanzo. E brevemente parla di questo aspirante pittore, Alden Oaks, che viene invitato a unirsi a una comune di artisti ad Arkham, che si chiama la Nuova Colonia. In questa comune di artisti a un certo momento si inserisce un tale Baltasar, che è uno spagnolo molto, molto particolare, che è in visita, molto carismatico, il quale comincia a organizzare una serie di feste molto particolari, decadenti, una via di mezzo tra l'incubo e il sogno. A un certo momento Alden si rende conto che costui ha un secondo fine, cioè attraverso queste feste lui vuole aprire degli spiragli, dei portali da cui far entrare, penetrare nel nostro mondo delle entità, probabilmente delle entità malvagie, e allora cerca la strada per poter impedire questo misfatto. È un libro intrigante, divertente, anche per i nostri ragazzi, se la sentono di leggere una cosa di 320-330 pagine, però è veramente piacevole. E direi che con questo ho finito di stremarvi in questa domenica di gennaio. Spero comunque di avervi scaldato il cuore con i miei consigli, e soprattutto spero di rivedervi, spero io e spera Mariana, di rivedervi in libreria quanto prima a scegliere questi o altri libri. Noi siamo lì che vi aspettiamo al covo. Ciao ciao!